Con 26 voti favorevoli e 3 contrari, il Consiglio Comunale di Pescara approva la delibera per il rinvio al 1 gennaio 2024 della nascita della nuova Pescara. Il progetto di fusione dei 3 comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che porterebbe alla creazione di una grande città metropolitana di quasi 200.000 abitanti, risale al referendum del 2014, quando il 64% degli elettori delle 3 città si espresse favorevolmente all'Unione, ma tra pandemia e rinvii vari il conto alla rovescia alla fine è scattato comunque. La scadenza che pende sulle amministrazioni attualmente in carica è quella del prossimo 31 ottobre, data entro la quale i consigli comunali interessati alla fusione dovranno esprimersi su un possibile rinvio, pena lo scioglimento delle 3 assemblee rappresentative degli enti con l'intervento di un commissario ad acta che traghetti l'iter burocratico fino alle votazioni del 2023 per la nuova Pescara. A meno che la Regione non si esprima diversamente. Ma intanto Pescara ha votato, con maggioranza e opposizioni unite, tranne i pentastellati, nell'intento di perseguire il rinvio al 2024, come spiega il sindaco Carlo Masci. Andiamo verso una data che è forse quella più di buon senso, il 2024. In quest'anno e mezzo potremo occuparci in maniera determinante di questa fusione. Ovviamente occorre la collaborazione di tutti. Inizialmente c'erano delle posizioni diverse di Montesilvano e Spoltore rispetto a Pescara. Certo, loro sostengono ancora oggi che occorre più tempo e quindi vorrebbero andare al 2027. Noi a Pescara pensiamo che il tempo che abbiamo a disposizione fino a gennaio 2024 sia un tempo sufficiente, ma quello che conta è fare la nuova Pescara e farla nel miglior modo possibile, unendo i servizi, perché sostanzialmente questa città già esiste. Noi siamo pronti a fare da capofila questa operazione, anche se ragioniamo in termini paritetici, e continueremo così, ragioneremo in maniera puntuale su tutti i problemi che dovessero sorgere, sapendo che abbiamo un obiettivo comune, quello di soddisfare la volontà dei cittadini che si è espressa attraverso il voto del referendum, ma soprattutto dare servizi migliori ai cittadini. Favorevoli al rinvio, oltre alla maggioranza, anche le opposizioni in consiglio con centrosinistra e terzo polo, come spiegato da Piero Giampietro e Carlo Costantini. Oggi finalmente sono anche gli strumenti per fare bene questa fusione, perché in Parlamento sono state fatte alcune modifiche importanti che danno oggi gli strumenti perché in questo anno ci sia davvero una fase costituente. Noi cerchiamo però che anche dal Comune di Pescara partano dei forti cambiamenti, perché in questi anni in realtà alcune delibere hanno avuto un senso contrario, cioè si è scelto di fare un fortino intorno al comune, come ad esempio far pagare delle rette più alte ai bambini che vengono da Spoltore oppure da Montesilvano. Oggi gli strumenti li abbiamo per fare delle scelte compatte, perché fin dalle prossime delibere ci sia finalmente un cambio radicale di passo. Considerato il fatto che se arrivasse un commissario il giorno dopo potrebbe accadere il disastro, perché purtroppo per una serie di circostanze non siamo pronti sia in termini di statuto sia in termini di associazione dei servizi, la scelta più naturale, pienamente conforme alla legge, è quella di spostare al 1 gennaio 2024. Certamente questa scelta deve coincidere con l'assunzione piena di responsabilità da parte del sindaco di Pescara, perché fino ad oggi è mancata la guida del processo, quindi sì al rinvio con risorse organizzate molto meglio, ma senza un impegno in prima persona dei vertici dell'amministrazione comunale di Pescara il rischio è che fallisca il progetto nonostante questo rinvio di un anno. Unica voce fuori dal coro, quella del Movimento 5 Stelle, con il capogruppo Erika Alessandrini che annuncia: nuova Pescara si deve fare e si deve fare subito. Abbiamo già aspettato tanto, abbiamo aspettato troppo e oggi la politica, che non ha fatto niente finora, viene a chiedere un ulteriore anno. Noi abbiamo sventolato la bandiera bianca rispetto alla incapacità di chi governa le nostre città, quindi parlo di Pescara, di Montesilvano e di Spoltore. Riteniamo ormai doveroso l'intervento di un commissario che sia l'unica persona titolata a decidere di fare finalmente le cose e di dare finalmente voce a tutti i cittadini che hanno votato favorevolmente al referendum del 2014.